Massimo Popolizio, interpreta Falcone. Le televisioni ci hanno sempre rimandato un personaggio abbastanza sorridente, invece nel film emerge un magistrato un po' nervoso. Sì, ma lo era. Cioè, è uno che smontava lo studio anche dai racconti. No, era mettere insieme anche l'idea che, diciamo, questa, come hai detto, se mi passi il termine, incazzosità abbastanza forte, soprattutto quando è convinto che essere andati all'Asinara voleva dire fregarli per il maxi processo, e poi invece avere un aspetto più leggero e più allegro, legato al vino bianco, piuttosto che alla collezione delle paperelle, piuttosto che poi fare invece insieme a Borsellino la battaglia navale mentre si parlava del maxi processo. La convivenza con questa paura era vissuta, come vedi nel film, senza retorica della paura, cioè esisteva il pericolo vero dell'attentato e si conviveva con questa roba, ma questo non cancellava la capacità, quindi grandissima, della sdrammatizzazione della cosa.